Lo studio di fuori dal coro, pronti a iniziare fra un'ora e mezza, abbiamo finito le prove, quindi vi voglio cazzutissimi, ma vi voglio tanti, ma vi voglio cazzuti, abbiamo una puntata super, parleremo di cosa parleremo? Parleremo di immigrazione, perché tutti che parlano, ma paesi sicuri, non paesi sicuri, paesi sicuri, quali sono i paesi sicuri, quali sono i paesi non sicuri, e paesi sicuri, ma l'Italia è un paese sicuro o non è un paese sicuro? A me sembra di no, perché un'altra nostra troupe è stata aggredita. Un abbraccio a Chiara Giannini, ai ragazzi della troupe, a Pisa, sono stati aggrediti. Grazie per la solidarietà al generale Vannacci, grazie per la solidarietà a quelli che ci hanno espresso, all'ordine dei giornalisti della Toscana. Numa Pompilio, meno male che ci sei, però è impossibile che uno va in giro a raccontare quello che succede, adesso non è più ovvio, è Marco, uno va in giro a raccontare quello che succede e si becca delle botte, salutiamo Asiago, Eleonora, allora, com'è possibile, quindi racconteremo viaggio in questa Italia. Tutte le volte uno prova a fermare questo sbando, questa città fuori controllo, e c'è sempre una sentenza, una corte, un tribunale che blocca tutto, che non si può fare questo, salutiamo Torino, non si può fare quello, non si possono bloccare i porti, non si può fare il centro in Albania, non si può fermare gli scafisti, noi siamo condannati all'invasione, salutiamo Savona, siamo condannati a cedere questo nostro paese, è un paese, quello che i nostri padri, i nostri nonni hanno difeso col sangue, i nostri nonni li hanno difesi col sangue, e noi così via, invece prende tutti, non si esce più, non si gira più, aggrediti nelle cose. Donato, lo dico, ma non c'è più, non c'è Marco, e quindi avanti, noi andremo avanti, una puntata fortissima, parleremo di soldi, perché il privilegio, perché non ci sono i soldi per fare alcune cose, ma ci sono i soldi per dare vita a 19 milioni di vitalizi ai consiglieri regionali del Trentino, per assumere due chef a Montecitorio, ma sì, perché a Montecitorio ne avevano solo 15, non servono altri due chef a Montecitorio, e via, andiamo con gli chef a Montecitorio. Parliamo dei ladri di salute, abbiamo due, no, Vicenza abbiamo fatto qualche tempo fa, faremo rivedere alcune immagini di Vicenza, di Bologna saremo con i ladri di salute, insomma toccheremo tutte come sempre, vi racconteremo, sì, poverini questi poliziotti. E nessuno risolve per l'alluvione, no, perché non si spendono i soldi, poi è più facile dare la colpa al cambiamento climatico. Parlavo del cielo, il clima cambia anche, ma se tu non fai le cose o quando le fai peggiori, come è successo a Bologna, e ve lo farò vedere, è ovvio, no? Poi dice la colpa del cambiamento climatico, è un alibi, si chiama alibi, va bene? Allora, vi aspetto tutti da Trieste, abbiamo stasera un servizio fortissimo di Trieste, non potete perdere. Per cui vi aspetto tutti, anche da Roma abbiamo un servizio, insomma dappertutto, vi aspetto. Marco, mi raccomando, chi non urla è complice. Ciao.